Maggio, mese mariano, il mese dedicato alla Madonna, in cui i devoti si stringono in preghiera, e così la parrocchia di Santa Flavia, santuario della Madonna di Fatima, come ogni anno in festa. Il 6, 9, 11 maggio, dopo la Santa Messa, la Madonnina viene portata a spalla dalle fedeli in processione per le vie del quartiere, mentre dal 4 maggio inizia la novena sino al 12 maggio, in attesa del giorno della festa, domenica 13 maggio, con la solenne celebrazione giubilare delle 18:30. Ogni anno, sia a maggio che a ottobre, c'è grande concorso di popolo per venire a venerare la Madonna di Fatima. Tra le iniziative che abbiamo introdotto da qualche anno è una serata dedicata alla mamma e alla Madonna attraverso la recita delle poesie e attraverso brani musicali mariani. Proprio in questi giorni sarà possibile visitare dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 la mostra di dipinti del barocco andino contemporaneo, allestita nei locali della chiesa dal giorno dell'inaugurazione, il 4 maggio, a martedì 15 maggio 2018. La pittura barocco andina è poco conosciuta dal mondo intero. Io ecco, ho scoperto questo attaccamento, questo amore a questa pittura attraverso un ragazzo che si recava ogni anno in Perù e portava dei dipinti. Parte di questi dipinti sono miei, mentre parte provengono dalla sede di Bergamo, dove vi è il centro di divulgazione di questa pittura. Ed è la seconda volta che si fa in Sicilia, la prima volta l'abbiamo fatto nel mese di ottobre, sempre dedicato alla Madonna di Fatima, e quest'anno l'abbiamo dovuto ripetere in quanto c'è stato un grandissimo successo di visitatori, circa 2.000 visitatori nella mostra di ottobre. Quest'anno abbiamo aggiunto altre Madonne meticce, abbiamo aggiunto la bellissima Madonna della Buona Pastora, della Buon Pastora, che con la sua tenerezza che accarezza una pecora. E poi abbiamo aggiunto i Santi Meticci.